Evento a porte chiuse, quindi un sano timore per la riuscita della puntata, ma questa è la All Elite Wrestling e lo spessore non manca nemmeno in questo episodio di Dynamite. Un promo di apertura ricorda che l'Elite è in difficoltà numerica e che anche la coesione vacilla, con un Eggman che pensa più al suo whisky che alle sorti della stable. Lucha Bros e Best Friend ingaggiano una sana lotta che porta i messicani alla vittoria, mentre i migliori amici vogliono un match nel parcheggio dell'arena del prossimo show. Un buon incontro a quattro tra lottatrici capaci è un piacere per gli occhi, mentre nuove trame si delineano nella categoria femminile. I Jurassic Express lottano e vincono contro i BBB, che si stanno dimostrando però una solida realtà nella divisione tag team. The Exalted One è Brody Lee. L'Inner Circle si aggiudica il vantaggio per Blood and Guts e si vanta della sua superiorità numerica, mentre tutti si aspettano l'ingresso di Moxley, entra Matt Hardy a dichiararsi alleato dell'Elite. Puntata straordinaria, non vediamo l'ora di parlarne, quindi sigla, e poi sarà Elite Friday. AEW Italian Podcast. Tutti i venerdì mattina alle 9, un podcast in italiano dedicato alla All Elite Wrestling. Amici di AEW Italian Podcast, io sono Stefano, la voce di questo progetto, e sono qua per parlarvi anche quest'oggi, anche questo venerdì, di ciò che è accaduto in All Elite Wrestling, a Dynamite soprattutto. Sapete che, insomma, Elite Friday è un pochino il programma in cui analizziamo in modo quasi diretto tutti gli avvenimenti che accadono in puntata per cercare di tracciarne sia un profilo e tirare le somme di quanto è successo, sia anche per cercare di tracciarne un pochino un'idea, un'identità di quello che potrebbe essere il futuro. Ci sono tanti elementi che sono usciti fuori in una puntata particolarissima, lo vedremo poi insieme subito partendo dal promo iniziale. È una puntata particolarissima, a porte chiuse, in un momento complicato, difficile da gestire, che però insomma ci ha dimostrato quanto la All Elite, nonostante la sua giovanissima età, abbia le idee molto chiare e sappia trattare molto bene quello che è il lato intrattenimento per un pubblico che comunque è a casa. Permettetemi di dirlo, necessita anche un pochino di avere una via di fuga, aprire un televisore qualsiasi, un canale qualsiasi, trovarsi 24 ore su 24 soltanto notizie devastanti, preoccupanti, è potenzialmente un grosso problema. Avere dell'intrattenimento sano che ci porta un po' a pensare ad altro credo sia bello e che sia anche una cosa secondo me lodevole. Poi possiamo stare mille anni a parlare di quanto dovrebbe fermarsi tutto e quant'altro. Ricordiamoci che per noi in Italia sono già un po' di settimane che stiamo affrontando questo fenomeno, negli Stati Uniti è appena arrivato, e come noi non siamo riusciti a contenerlo inizialmente anche da un punto di vista proprio di come fare, molto probabilmente anche gli altri si trovano in difficoltà. Probabilmente tutti hanno sottovalutato il problema, oppure dobbiamo anche sperare che in realtà il problema sottovalutato non fosse soltanto un discorso di sottovalutazione, ma proprio di mezzi. Magari negli Stati Uniti hanno mezzi maggiori. Io non lo posso sapere, non è questa la sede per parlarne. Sta di fatto che la puntata è andata in onda e io non vedo l'ora di far squillare il telefono a Fabrizio per poterne parlare e anche noi passare un'ora insieme senza dover pensare sempre alle cose brutte. Quindi buon divertimento. Io faccio squillare il telefono a Fabrizio e poi sarà davvero Elite Friday. Eccoci qua, ciao Fabrizio, benvenuto a Elite Friday, in queste giornate così dove ci sono meno cose da fare e inevitabilmente, diciamo la verità, anche noi praticamente abbiamo visto la puntata in diretta. Che effetto ti ha fatto? Sì, a sorpresa mi ha fatto un bel effetto, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo riuscisse così la puntata. Hanno fatto dimenticare che non c'era pubblico alla fine, non se n'è risentito assolutamente. Diciamo che c'erano oggi parliamo un po' più liberamente di alcuni temi, nonostante noi siamo abbastanza reticenti nel farlo. Diciamo che c'erano alle spalle due show della WWE che erano venuti veramente male, e fatti comunque a porte chiuse, fatti con delle dinamiche dove onestamente sembrava quasi l'unico modo per fare uno show di wrestling,
e invece la AEW ci ha insegnato che si poteva fare anche diversamente. Il primo grande insegnamento è stato quello di mettere sostanzialmente come pubblico, diciamo così, un pubblico molto virgolettato, le fazioni di lottatori, da una parte gli heel, dall'altra i face, a tenere un po' viva l'azione in ring di chi stava effettivamente lottando. In una federazione come la AEW, dove sostanzialmente sono pochissimi i run-in di altri lottatori che vengono a disturbare durante un match, è sicuramente più facile. La coesistenza di lottatori che stanno facendo un'azione sul ring rispetto ad altri che invece sono fuori è sicuramente uno degli aspetti più insomma più semplici da gestire per la AEW rispetto per esempio alla WWE. E già la prossima idea che hanno già lanciato di uno dei match, poi ne parleremo meglio, della prossima settimana, cioè un lumberjack match con tutti i lottatori intorno al ring a supportare l'azione dei due che staranno combattendo, beh, Fabrizio, pare che la AEW abbia molte più idee e molto più organizzate, non trovi? Sì, i dati di fatto in questa settimana sono questi, che la teoria direbbe che dovrebbe essere il contrario, perché se da una parte si parla di uno show che non tanto di uno show, di una federazione che va avanti da più di 40 anni, una federazione che ha un anno di vita, che però televisivamente parlando ha pochi mesi di vita, non riesce a lavorare in questa situazione senza problema. Loro hanno fatto lo show esattamente come se l'avessero fatto se ci fossero state le porte aperte, diciamo. Non fatto, è stato lineare, come se non bastasse, è stata anche una bella puntata, quindi il rammarico del pubblico c'è soltanto nel capire magari appunto i pop che si potevano prendere, gli eventuali arrivi di cui parleremo, però non è stata una puntata come tutti gli altri mercoledì, ed è alla fine, cioè, è giusto così comunque. Sì, diciamo che io ieri sera non ho subito parlato, ieri sera è stata un po' così volante la situazione, nel senso che abbiamo fatto una diretta su Instagram, l'ha fatta Fabrizio insieme a uno degli utenti che fa parte del gruppo Telegram, e sostanzialmente dopo questa diretta in cui abbiamo tutti un po' chiacchierato, ci siamo anche rilassati pensando appunto al pre-puntata, è stato molto bello vedere che c'era desiderio di vedere questa cosa in diretta, questa puntata in diretta. Io la temevo molto, credo tutti la temessero molto, e fosse uno dei primi veri banchi di prova duplice, perché tra l'altro c'era stato l'annuncio dell'Exalted One e anche quello lì poteva essere un buco nell'acqua incredibile, quindi c'era tanto timore, però il desiderio di vederla insieme. E abbiamo creato un mini gruppo chiamato The Spoiler Zone, dove tutti quelli che l'hanno visto in diretta sostanzialmente si sono un po' aggregati e ne abbiamo chiacchierato a caldissimo. E la prima cosa che mi è venuta da dire a fine show è stata proprio che il coraggio dell'AEW e la dimostrazione di desiderio di far bene e di rispetto nei confronti dei propri supporter è stata quella di fare lo show che avevano pensato. Cioè loro non hanno fatto fronzoli, cose particolari, hanno detto: bene, dobbiamo dire chi è l'Exalted One, lo diciamo, dobbiamo far arrivare una persona nuova, la facciamo arrivare, dobbiamo rinverdire una faida, lo facciamo, dobbiamo crearne una nuova, lo facciamo, non è un problema, loro stanno facendo il loro percorso. Ed è, credo, la forma più alta di rispetto. Per quanto mi riguarda, da un punto di vista calcistico, mi viene in mente quella squadra che sul 3-0 al 25esimo del primo tempo non si ferma lasciando gli avversari così in balia di se stessi, ma va avanti e arriva a vincere 8-9-0 a 1, boh, ma comunque dando il massimo per 90 minuti. Avendo rispetto per l'avversario, avendo rispetto per i supporter che hanno pagato il biglietto, anche chi vede la propria squadra perdere 8-9-0 vede un avversario che sta lottando con rispetto. E io mi sono sentito molto rispettato da utente della AEW e credo che questa cosa sia un grandissimo punto a favore della federazione. Tu, Fabrizio,
non hai partecipato al gruppo semplicemente perché avevi il telefono sotto carica lontano dal televisore dove guardavi la puntata, però hai avuto un po' anche tu questo sentore, cioè ti sei sentito comunque soddisfatto di come sei stato trattato? Sì, sì, è proprio quello che dicevo prima, non hanno fatto, mi verrebbe da dire, non hanno fatto pesare il discorso della mancanza di pubblico, delle porte chiuse, della una o due telecamere quanto erano, perché comunque avevano detto che ne mettevano molto poche. Il nostro dubbio, quando ne parlavamo, l'abbiamo parlato anche nel Sepol Melbag, era non dal punto di vista del lottato, perché quello è il lavoro dei lottatori, quindi non era un problema, e nemmeno tanto dai pro, ma era proprio un punto di vista di regia, di riuscire a fare qualcosa, e l'hanno fatto bene, non ripeto, poi col, diciamo, trucchetto dei mettere un po' come pubblico, si fa per dire, le fazioni, come dicevi prima, si è stato un po' ricreato, qualche urletto perlomeno è stato ricreato, quindi non ha dato nemmeno proprio l'impressione di vuoto totale. Un'impressione però che inizialmente avevamo avuto, io credo che l'unico momento particolare riadattato bene appositamente per la situazione sia stato il promo iniziale. Promo iniziale con Cody, che poi ha chiamato a raccolta gli altri membri dell'Elite che al momento sono attivi, quindi l'Elite tranne Nick Jackson, sia stato l'unico momento che hanno un po' sfruttato questo buio, questo silenzio nell'arena, per fare un po', come l'hanno anche chiamato loro, una chiamata a raccolta tra amici. Siamo qui tra amici, non c'è nessuno che ci ascolta, tranne quelli che sono a casa. Si rivolgevano direttamente alla gente a casa per spiegare il loro problema, no, di coesione. Ed è stato bello, perché credo che avrebbero fatto un promo molto simile, ma rivolto tendenzialmente al pubblico dell'arena. Invece in questo caso l'hanno ribaltato, e sfruttando anche il buio, il silenzio, hanno fatto questo momento molto suggestivo, nel quale effettivamente poi Hangman Page arriva, non curante della situazione reale che stavano riflettendo gli altri, ma curandosi solo del suo problema diretto con Matt Jackson, e poi curandosi del suo whisky. Credo che quello sia stato già il primo momento in cui abbiamo capito che sarebbe stato uno show diverso rispetto a quelli che avevamo visto a porte chiuse nell'ultima settimana, che ora non nomineremo più, ormai basta, ci siamo capiti, Dynamite è stato nettamente superiore. Però è stato un momento particolare, dove si è capito che qualche giorno di più aveva dato loro la possibilità probabilmente di ragionarci e di fare le cose coerenti con il loro pensiero, con il loro motto, ma dando veramente grande spettacolo. Fabrizio, ti è piaciuto questo promo, ma soprattutto anche tu hai notato che, poi in realtà vabbè, non spoileriamo niente dicendo che nel finale di puntata questa situazione di inferiorità numerica viene un pochino risolta, però è stato interessante vedere che la situazione buttata in piedi in quel modo lì subito all'inizio facesse comunque pensare che l'Inner Circle avesse un vantaggio indipendentemente dalla riuscita del match, cioè all'interno dell'Elite c'è comunque un dissapore che, anche se fossero arrivati per primi i rinforzi all'interno del Blood and Guts, non era detto che fossero effettivamente rinforzi, perché se poi i due rinforzi litigano tra loro potrebbe esserci un problema. Cosa ne pensi tu? Sì, che tra l'altro, come dicevi te all'inizio, io temevo, si fa per dire, che quello fosse un promo di spiegazione al pubblico di come dovesse essere la puntata. Poi dopo tre parole ti ha detto Cody Rhodes, fortunatamente non è stato così. Però sì, beh, il promo di fatto era un richiamare l'elite all'ordine, perché comunque togliersi un attimo dalla parte dei sapori, soprattutto tra Matt Jackson e Page, sapere che Nick Jackson rischia di essere praticamente fuori, e sapere che Omega può rischiare eventualmente anche lui, quindi ovviamente serve per forza l'unione di quelli rimasti. Cody ci ha provato, Page comunque ha subito a modo suo in questo momento, però ha fatto capire che per questa settimana e per quella dopo avrebbe aiutato senza nessun problema l'Elite.
e poi ha dimostrato anche di farlo, e quindi è stata proprio una chiamata alle armi al momento dei tre e mezzo che erano rimasti, perché poi alla fin fine c'era Cody, Matt Jackson, Page e il mezzo è Omega, per modo di dire. Quindi perlomeno ritrovare l'unione tra di loro, che è fondamentale rispetto a tutto. Tra l'altro, con il fatto che Moxley è in faida con Jericho, il fatto di averlo messo fuori gioco un paio di settimane fa ha dato modo di creare anche questa sorta di attesa per cui poteva essere John Moxley a prendere il posto di uno dell'Elite. Poi la settimana scorsa abbiamo visto quello che è capitato a Nick Jackson, quindi prendere il posto di Nick Jackson potesse essere proprio Moxley. In realtà poi c'è stato anche un promo a metà puntata in cui Moxley dice loro i dottori non mi fanno combattere, non sono dichiarato idoneo, è una cosa che non mi sta bene e non farò quello che se ne sta in poltrona a guardare Blood and Guts. Quindi per Blood and Guts, caro Chris Jericho, io ci sarò, lasciando aperta comunque un paio di strade quantomeno, cioè me ne vengono in mente 4-5, ma almeno un paio, una delle quali poteva essere appunto l'aggregarsi di Moxley all'Elite proprio per sopperire a questa mancanza di Nick Jackson. Questa cosa poi nel finale di puntata è stata diciamo tolta quasi sicuramente, l'unico punto interrogativo diciamo è la condizione della mano di Omega, ma tolto quello direi che ormai le squadre sono fatte. È davvero è stato bello come depistaggio, cioè Moxley ha davvero fatto un buon lavoro e la costruzione del booking team, Fabrizio, credo che anche in questo caso sia stata ineccepibile, ci hanno depistato per bene. Eh sì, di fatto comunque hanno fatto credere appunto che Moxley prendesse il posto di qualcuno, poi magari lo prenderà perché c'è l'incognito Omega. Noi sapevamo che Omega doveva stare fermo una decina di giorni perché poi è il mignolo che si è fatto male, però anche se il rischio per Omega magari di dover andare avanti, bisogna vedere quanto è finto e quanto no adesso il tutore che si mette, perché prima lo doveva avere per forza, adesso bisogna vedere se fa parte della storyline o no, e meno male che non ce lo dicono. Quindi potenzialmente comunque Moxley potrebbe prendere il posto di Omega, messi proprio alle strette dal disimpegno di Omega per motivi di infortunio. Però sì, tutto faceva pensare che se mancasse il quinto anche lì, sempre che Nick Jackson alla fin fine non riesca proprio a recuperare, sembrava abbastanza lampante che il quinto fosse Moxley, non da scoprire magari o in questa puntata o eventualmente direttamente a Blood and Guts, perché magari la sorpresa se la tenevano o se la terranno proprio per la prossima settimana. Sì, tra l'altro durante la puntata hanno proprio detto che sarebbe stato probabilmente un 5 contro 4, l'hanno dato quasi per certo sostanzialmente, perché Nick Jackson è fuori a tempo indeterminato e ovviamente nessuno si preoccupi, fa parte della storyline, è stato comunque tutto congegnato, non c'è un reale pericolo per Nick Jackson, è stata una vittima sacrificale per questo momento. Diciamo che sta aspettando un bambino, che deve uscire un bambino, quindi... Diciamo che lo sta aspettando la moglie, no? Ma anche lui molto probabilmente solo lui lo aspetta, lo farà lui. Sarà molto interessante, insomma, vederlo partorire. E niente, sta di fatto che quindi questo 5 contro 4 era molto paventato, ma avete visto, noi stiamo facendo finta di niente, già l'abbiamo nominato in card e quant'altro, torneremo a parlare di questo aspetto, torneremo a parlare dell'incontro che c'è stato per determinare appunto il vantaggio, torneremo a parlare anche di chi ha sostanzialmente di fatto già sostituito Nick Jackson, ma ne parliamo più avanti perché è inutile anticipare tutto, altrimenti non seguiremmo in modo diciamo diretto alla puntata. Mentre invece, Fabrizio, ti voglio coinvolgere su due personaggi che erano subito orfani di Pac, cioè i Lucha Bros, ma che hanno fatto un buon match contro i Best Friends, lo hanno vinto bene e ci hanno sostanzialmente fatto vedere che sono molto 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 concentrati su quello che è il discorso della loro faida con i Best Friends e che soprattutto sono perfetti per fare quella cosa che molta gente magari non pensa, ma è rompere il ghiaccio. Cioè il primo incontro è stato fatto comunque tra Lucha Bros e Best Friends
dove probabilmente in 4, lasciamo stare che Phoenix è abbastanza giovane, ma comunque non è proprio un bimbo Phoenix, in 4 hanno esperienza da vendere, e in uno show di questo tipo, così particolare, mettere 4 lottatori così, diciamo che è una garanzia di riuscita, e in effetti a me l'incontro è piaciuto molto. Tu come l'hai visto? Ti è piaciuto? Secondo te è stato condotto bene? Ci è servito a capire che Dynamite sarebbe stato Dynamite anche senza pubblico? Sì, è servito, e come. Poi appunto quando si mettono 4 così, soprattutto 2 come Pentagon e Phoenix, sai che comunque lo fai anche proprio per un discorso del genere. Era magari, può sembrare strano, ma mettere esempio i Jurassic Express contro Blade & Butcher sarebbe, come primo incontro, sarebbe stato molto più rischioso rispetto che mettere loro. Con loro 4 sono andati sul sicuro, tanto sanno lottare anche in un camerino senza nessun problema, e in più hanno anche stemperato per il discorso dell'abbraccio, comunque dei best friends, che hanno fatto vedere che si davano il colpo col gomito proprio per il periodo. Quindi cioè, senza volere, no, hanno fatto volendo, sono riusciti però sia a stemperare che a fare capire che delle cose non potevano farle allo stesso tempo, quindi sono riusciti a mettere tutto insieme nell'arco di quell'incontro. Infatti è un aspetto che mi è piaciuto molto. Peraltro volevo far notare che la vittoria dei Lucha Bros non ha terminato qui questa sfida incrociata. La settimana prossima si scontreranno di nuovo, e io a caldo, dato che non sono un amante dei gimmick match, soprattutto in un periodo in cui ne vedremo tanti purtroppo, è stato annunciato che la prossima settimana ci sarà uno scontro nel parcheggio dell'arena proprio tra Lucha Bros e Best Friend. A caldo ho detto subito: no dai, un gimmick match non lo voglio. Pensandoci subito dopo la puntata mi sono detto: però in realtà un parking lot è un posto in cui sicuramente non ci sarebbe stato il pubblico, e quindi è un altro modo intelligente per creare uno scontro che non faccia pesare più di tanto l'atmosfera del nulla, insomma, dell'arena. E anche in questo caso, Fabrizio, credo che sia stata un'ottima mossa per togliere il problema pubblico. Tu l'hai vista in questo modo oppure ci trovi delle altre letture? No, l'ho vista in questa maniera. L'unica cosa che non ho capito se sarà un 3 contro 3 o un 2 contro 2. Mi sembra aver capito, però un incontro di coppia, mi sembra. Sì, un incontro di coppia. Sì, quindi Cassidy e Pac non dovrebbero centrare niente. Quindi no, anch'io l'ho capita, l'ho letta, capita assolutamente così. Alla fin fine, cioè, hanno fatto bene. È un po' sfruttare la situazione, portarsela un po' proprio su. Poi bisogna mettersi a piangere, a sentire notizie tutto il giorno. Cioè, cazzo, un po' di leggerezza. Loro lo stanno facendo, ci stanno riuscendo. La cosa che mi fa sviluppare bene questo discorso è proprio l'attenzione a non far pesare. E questo mi è piaciuto, mi ha dato modo di insomma vedere anche il bicchiere mezzo pieno. Un altro aspetto che ho notato è che comunque alcuni degli incroci che si sono messi in gioco praticamente in quest'ultima puntata verranno riproposti anche la prossima settimana. Un leggero cambio di tendenza rispetto al solito, in cui vediamo comunque che tante volte c'è un buon ricambio tra le sfide, credo che lo faccia anche per preservare rispetto alla possibilità di nuovi contatti. Mi viene anche da pensare che magari qualche lottatore dice: guarda, io sono presente ma non voglio incrociare i guanti con nessuno. È plausibile ed è giustissimo che venga rispettato. Quindi, nonostante io veda una ripetizione di alcuni elementi da una puntata all'altra, me ne frego, perché questo qui è un momento particolare e, come si dice dalle mie parti, cara di grazia che riescono comunque a buttare in piedi qualcosa. A questo punto ti chiedo, Fabrizio, voltando pagina seriamente, la divisione femminile ha creato qualcosa di importante. Nel dark precedente a questo show abbiamo visto Penelope Ford battere Rio,
quindi Penelope Ford in assoluta rampa di lancio, nonostante abbia lottato tendenzialmente male in quell'incontro, è molto più brava quando ha a che fare con degli intergender match, sostanzialmente, rispetto a che quando ha a che fare semplicemente con delle donne, forse per tipo di conformazione di allenamento, non lo so qual è il motivo, però sta di fatto che mi piace molto di più quando interagisce con un Omega o con un altro lottatore uomo, piuttosto che quello che ha fatto con Rio. Ma lasciamo stare. Questa rivalità torna anche nel match a 4, dove appunto ricordiamo c'erano Penelope Ford, Rio, Chris Statlander e Hikaru Shida. Hikaru Shida, con un attire leggermente diverso del solito, vince una buona contesa. Cioè, se è partita una microfight la settimana precedente tra Big Swole e Britt Baker, sostanzialmente adesso potrebbe esserne partita un'altra tra Rio e Penelope Ford. L'apertura di faide che non c'entrano direttamente con il titolo, gli incontri un po' più belli e un po' più lunghi della divisione femminile, mi fanno ben sperare. Siamo davanti, Fabrizio, a un altro speriamo un po' nel vuoto, oppure anche tu ci vedi un po' di mercato in questo discorso femminile? Ma sembrerebbe, ci tocca dire speriamo, ci tocca dire tutto, che stiano tirando fuori un po' di faide, perché comunque Big Swole Britt Baker è andata avanti anche in Being the Elite, più che altro dalla parte di Big Swole, o perlomeno non è Road 2, se non sbaglio forse era Road 2, comunque hanno fatto vedere che andrà avanti. Rio Penelope Ford ormai continuerà, che sia l'intergender, che sia tra di loro, comunque al momento Rio è parcheggiata con Penelope Ford, è una cosa che servirà poi assolutamente a Penelope Ford, perché se vuole migliorare è giusto che affronti le migliori, e all'apparenza, visto che hanno insistito che è la numero uno in ranking e ha vinto questo incontro, si va a credere che ormai sia tutto pronto per cominciare la faida Nyla Rose Hikaru Shida. All'apparenza, al momento, come ranking e come hanno presentato anche Hikaru Shida stessa. Quindi in teoria al momento avremmo tre faide papabili, più che papabili sembrerebbero tre faide che ormai sono già lanciate, e ora ci tocca dire speriamo che le portino avanti, e speriamo che le portino avanti bene. Però sono ben gestite nel discorso dei protagonisti, perché Big Swole Britt Baker, sappiamo che sul ring è meglio Big Swole, ma serve il carisma, che purtroppo bene o male ce l'ha, di Britt Baker. Rio Penelope Ford, serve la presenza di Penelope Ford, però le serve sul ring Rio, perché sennò abbiamo visto che non è una cima sul ring per Penelope Ford. E vabbè, Hikaru Shida, Nyla Rose, questa serve perché sarebbe la faida per il titolo. Però ribadiamo, se la volessero fare bene questa faida Nyla Rose Hikaru Shida deve protrarsi nei mesi, cioè l'incontro dovrà essere, se non a Double or Nothing, comunque come date poco ci manca. Tra l'altro questo discorso di Penelope Ford che riceve il pin non è esattamente un the push immediato dopo aver battuto Rio, perché lo sappiamo che con il metro dei ranking sostanzialmente lei ha un po' azzerato la vittoria precedente, non ha certamente non ha abbassato il suo livello, ma soprattutto è servito anche, e qua Fabrizio bisogna dire che cominciamo a vedere i motivi per cui è arrivato Colt Cabana, è iniziato anche a far, diciamo, scricchiolare un rapporto tra Colt Cabana e Kip Sabian, il quale si è pigliato uno schiaffo davvero sonoro, dato che non c'era niente che potesse attutire il sound di quel ceffone. Direi che Kip Sabian si è preso una bella briscola, e sostanzialmente molto probabilmente Colt Cabana e Kip Sabian sarà una faida che o a Dark o in un prossimo Dynamite potrebbe iniziare il proprio corso. Quindi, volendo, Penelope Ford, il suo atteggiamento, il suo modo, è servita oltre alla divisione femminile. E anche questo potrebbe essere qualcosa, poi tornando sempre indietro al discorso femminile, che aiuta la divisione. Cioè, più tu hai possibilità di vedere donne che poi combatteranno on screen, e più ti sale l'idea di vederle. Sì, sì, assolutamente così. E poi, appunto, sul discorso anche Cabana-Sabian, fanno anche bene, cioè... sarebbe il lavoro che deve fare Cabana in All Elite, cioè dovrebbe essere un più uno per Sabian, però comunque batte quello di esperienza che è arrivato proprio per questi motivi qua, per lanciare quelli
più giovani e anche più bravi su lui, di lui sul ring. Sabian è più bravo sicuramente di Colt Cabana, anche se Cabana ha tutta l'esperienza dalla sua, quindi riuscirebbero comunque a unire un po', appunto come dicevi te, le due cose. Tanto elevi un pochettino Kip Sabian, ti serve anche per Penelope Ford nel discorso sia femminile che eventualmente negli incontri di coppia con suo compagno marito, e quindi sembrerebbe fatto tutto bene per i due, per la coppia Sabian Ford. Sì, diciamo che sono stati un po' preannunciati a Full Gear, se ti ricordi c'era stato quel piccolo promo che aveva coinvolto anche Joy Janela, e sostanzialmente quella parte era stata un po' all'inizio e avevamo capito che ci sarebbe stato a un certo punto un push quantomeno televisivo per mostrarli un po' di più, e pian pianino è stato fatto questo, e sapendo anche che Colt Cabana è arrivato per questo ruolo, beh, diciamo che sta tutto un po' tornando nel posto dove effettivamente l'abbiamo pensato e dove effettivamente poi sarà. Quindi direi molto bene, e a questo punto direi che terminiamo qui la primissima parte di Elite Friday, facciamo una micro pausa, perché poi ci sono due personaggi che sono arrivati, un personaggio che molto probabilmente, ormai mi tocca ammetterlo, sta per cambiare nome, insomma, ancora tanta carne al fuoco, quindi un attimo di pausa e poi torniamo con Elite Friday. End of part 1. Elite Friday Part 2. Fabrizio, mi sa che questa volta ha vinto James Ross. Devo dirti che quando sono andato a rivedere poi un po', insomma, sul web per scrivere la card di questa puntata, sul web comincia a circolare Jungle Boy, tra virgolette, e Jack Perry come nome. E quindi può darsi che ci sia un cambio di nome per il buon Jungle Boy, con mio sommo dispiacere, perché per il momento dovevamo tenerlo ancora Jungle Boy, soprattutto all'interno dei Jurassic Express. Poi più avanti magari avrebbe potuto, dato che l'età è completamente dalla sua parte, il suo desiderio di fare wrestling non è come quello di Darby Allin, quindi andrà avanti anni lui, sarebbe stato bello poterlo tenere ancora per un bel po' Jungle Boy. Però se dovesse diventare anche Jack Perry, poco importa, questo ragazzo ha sicuramente grandissimi numeri. È stato molto bravo anche nel match fatto insieme a Luchasaurus contro Blade & Butcher. È stato un incontro buono, diciamo un buon riempitivo, ed è una cosa che al momento i Jurassic Express stanno un po' rappresentando. In alcune fasi fanno dei buoni riempitivi e va bene, perché il riempitivo nel wrestling è fondamentale, ricordiamolo, perché altrimenti sembra che sia una discriminazione. È fondamentale il riempitivo, cioè se tu vuoi arrivare ad avere un main event serio devi costruirlo, e a un certo punto metterci anche l'incontro che farà un pochino abbassare la tensione per poi rialzarla completamente. Quindi loro servono tantissimo in questa fase, inoltre per appunto Jungle Boy, Luchasaurus e Blade & Butcher chiaramente è anche un modo per fare molta legna e diventare bravi. Fabrizio, però, ne stavamo parlando già off screen, diciamo, off air, questo Butcher è davvero la sorpresa di questo tag team match. Cosa ne pensiamo? Tanto ti lascio dire quasi al plurale il pensiero, perché davvero ormai siamo uniti in un unico pensiero su di lui. Spara. A me, cioè, stupisce, perché non stiamo parlando di un ragazzo, anzi stiamo parlando di uno maturo, e io onestamente non so da quanto tempo faccia wrestling, ma non credo nemmeno che sia tantissimo. Però con la sua stazza fa le mosse che deve fare, perché poi non è che faccia chissà che cosa. Fa vedere che è veramente grosso e veramente potente, perché comunque quasi tutti gli scontri che ha avuto con Luchasaurus soprattutto ha sempre dimostrato di essere più lui, quello potente, quello massiccio, vero. Mi dà un'impressione di forza poi impressionante, e quelli, cazzo, sta svolgendo sto lavoro in maniera impeccabile. Cioè, mi stupisce che sia uscito fuori così tardi. Non perché, cioè, era conosciuto Blade, non lui, era Baron Saxton, era già conosciuto, e tra l'altro nemmeno una cima come lottatore, ma non era conosciuto lui.
Io non, cioè, mi sta stupendo, fa il suo lavoro perfettamente e, come dicevamo, perché la Lelita ha già messo dei segnali che molto probabilmente ci sarà uno scontro tra Luchasaurus e Butcher, e rischia di far sfigurare Luchasaurus. Cioè, o preparano bene l'incontro, o tra i due chi sfigura è Luchasaurus al momento, senza dubbio, e sarebbe un peccato, perché comunque è overissimo, è bravo, perché comunque si vede che è bravo, e sarebbe un peccato se, appunto, se sfigurasse contro Butcher. Devono prepararlo veramente bene l'incontro, perché il rischio c'è, e poi cadendo Luchasaurus si porterebbe dietro eventualmente per un periodo anche Jungle Boy, cioè non sarebbe bella la situazione. Sono assolutamente d'accordo, tra l'altro il fatto che stiano supportando così tanto bene questo tag team di Blade & Butcher mi fa comunque pensare che abbiano un'idea ben chiara di come si debba a un certo punto trasformare la categoria tag. Cioè, se davvero vogliono puntare su alcuni trios, e molti elementi ci fanno pensare che vogliono puntare su alcuni trios, bisognava rimpolpare in modo concreto tutta la divisione di coppia, che perdeva sicuramente qualche elemento. Viene in mente SCU, se diventano poi un trios, i Dark Order se diventano un trios, tanti elementi che possono spostarsi, Best Friends, i Lucha Bros con Pac possono diventare un trios, ci sono tanti elementi che si andrebbero a perdere, e la scelta di fare degli incontri sani, belli, concreti tra Blade & Butcher, i Jurassic Express, tirar fuori un po' questi tag team che possono davvero dire tanto, e lo stiamo vedendo, è sicuramente una mossa molto vincente. L'unica perplessità, appunto, quella di vedere magari uno dei beniamini del pubblico che in qualche modo può sfigurare nei confronti di tutti gli altri, insomma, questo che è un po' il punto cruciale. Però è un rischio da correre, perché comunque non si fa che per stare dietro a uno mandiamo, diciamo, in vacca tutto il resto. Si deve fare una cosa più concreta possibile, quindi sostanzialmente rischiamola un po', ma vediamo di farlo e farlo bene. Bene ragazzi, dato che la AEW ha portato finalmente il suo Exalted One, facendo debuttare una star nuova di zecca, diciamolo pure nuovissima, in realtà no, però comunque una new entry per la federazione, noi abbiamo una sorta di Exalted One che non abbiamo detto a nessuno, anche perché non lo sapevamo nemmeno noi, ma abbiamo il ritorno del nostro Mattia Borsani, che è tornato a farci compagnia per questa puntata di Elite Friday, sfruttando un po' questo momento infelice per tutti, ma che diventa, insomma, felice perché finalmente torniamo a essere in tre in questo programma. Bentornato Mattia, come stai? Ragazzi, grazie mille. Tutto bene, si lavora da casa e quindi si integra un po' il lavoro con wrestling e altre amenità, e ci si cerca di passare questo momento molto particolare. Sì, diciamo che la fortuna di questo podcast, ma in realtà di fare podcast, è quello che la maggior parte di noi ha proprio degli studi casalinghi. Io lo studio di registrazione dove lavoro e vivo sostanzialmente è sotto casa, fisicamente sotto casa, per cui io faccio le scale per arrivare al lavoro, e quindi la fortuna di poter continuare a dare intrattenimento. Ma l'intrattenimento, diciamo la verità, ce l'ha dato anche questa storyline dell'Exalted One, che arriva finalmente a compiersi. In barba a ciò che diceva il buon Christopher Daniels, non esiste alcun Exalted One, e ricordiamo che il promo della settimana scorsa di Christopher Daniels è stato bellissimo, proprio a tema Exalted One, è stato sbugiardato, ed è stato sbugiardato con quel nome che si paventava da tempo, quel nome che Dave Meltzer, noto giornalista, aveva già accennato sarebbe arrivato, avrebbe debuttato proprio in questa puntata. L'Exalted One è Brody Lee, conosciuto magari dalla maggior parte delle persone con un altro nome, con un'altra storia, ma sicuramente un buon acquisto per la AEW. Ragazzi, cominciamo da Mattia, che è appena tornato. Mattia, un po' ce lo aspettavamo e un po' no. Tu che sensazione hai avuto nel vedere Brody Lee come Exalted One? Molto... una sorpresa buona. Mi ero convintissimo fosse Hardy,
eventualmente Brody Lee avesse poi a quel punto preso il posto di Nick Jackson, e invece mi hanno sorpreso molto bene con lo storytelling, anche Matardi con i video che aveva fatto con i Bucks ci aveva sicuramente un po' depistato, e invece sono contento, e ho creduto buon promo, anche se è registrato chiaramente, quindi con tutte le accortezze del caso, buon promo del buon Brody Lee e ottima presenza in ring, ragazzi, perché un big man agile come lui serviva, e lo si vedrà nelle prossime settimane. Ovviamente, show permettendo, nel senso, anche loro, se avete visto, no? Sono stati ben lontani da dare una data al prossimo Dynamite, quindi vedremo. Beh, diciamo che la prossima settimana è abbastanza plausibile che ci sarà Dynamite se le condizioni rimangono quelle che sono oggi le condizioni negli Stati Uniti. Il plausibile poi si deve scontrare chiaramente con tutte quelle che sono le accortezze necessarie per questo genere di attività. Un'accortezza necessaria magari quella di far registrare il promo di Brody Lee, però Fabrizio, ne parlavamo anche diciamo, prima di registrare la puntata, non ci aspettavamo questo aspetto così forte, così interessante, subito messo in gioco per Brody Lee, nel senso che comunque gli è stato sempre negato sostanzialmente il microfono, qualora fosse anche stato tutto completamente preparato e registrato, lo ha recitato benissimo, dando subito un biglietto da visita molto interessante. No, lui ha recitato perfettamente o quello che gli hanno preparato, o quello che si è preparato lui. Questo non ci è dato saperlo, ma non è un problema. L'ha preparato benissimo. Ha detto, e come dicevamo prima, ha veramente sfanculato Daniels in pochissimo, oltre poi averlo anche colpito. Quindi sono riusciti a. Perché poi alla fin fine. Brody Lee era un po' stato escluso dalla cerchia dei papabili. Ora, giusto la settimana scorsa ne parlavamo, che ci era venuto in mente che c'era il discorso che Meltzer aveva detto che avrebbe debuttato, vabbè, dove avrebbero dovuto fare la vicina New York, dove avrebbero dovuto fare la puntata. Quindi il dubbio era soltanto per quello, se avesse avuto ragione Meltzer, visto che non è la Bibbia, bisognava soltanto vedere se appariva, era facile che poi fosse lui l'Exalted One, però era stato un po', diciamo, sì, escluso, andando proprio ad esclusione, perché ormai sembrava sempre più papabile Mattardi, o al limite Raven, nelle ultime settimane era andato un po' a scemare la sua possibilità. E poi invece, niente, si è presentato bene, Ring Attire escluso, che fa veramente schifo, ma questo ci lavorerà su. Però comunque, come diceva Mattia, è bravo, cioè lui è molto bravo come big man, poi è particolare, cioè, capisco che sono passati gli anni, ma se l'agilità sembra essergli rimasta, non pretendo che sia quello della Chikara, della CZW, gli sono passati troppi anni, però comunque è una bella aggiunta, come parlavamo, secondo noi all'inizio servirà per battere o subito Daniels, o magari fare un 3 contro 3 con gli SCU, comunque ne devono uscire vincitori, questo è un dato di fatto. Adesso diciamo che la parabola dei Dark Order in generale deve assolutamente volgere in positivo, altrimenti sarebbe stato inutile crearlo. E c'è da dire che gli SCU sono stati molto bravi a traghettare la cintura da 0 a 1. Ora devono traghettare i Dark Order da Evil 1 a qualcosa in più. Tra l'altro, noi abbiamo sempre questa cosa, seguite i social ragazzi, io ho fatto, diciamo così, una doccia freddissima questa settimana. Evil 1 ha citato più volte chi non sarebbe stato l'Exalted One e mi ha ferito molto quando ha tolto dalle scene la possibilità che potesse essere Macaulay Culkin, al quale non avevo pensato subito, ma quando ho visto il suo tweet Macaulay Culkin is not the Exalted One, un po'. Devo dire un tuffo al cuore, l'ho sentito. Molto bene però che è arrivato questo Brody Lee. Brody Lee, come lo dobbiamo aspettare? Beh, da un certo punto di vista io me lo aspetto come un altro in rinascita. E credo che averlo portato in questo momento, in cui comunque da tanto tempo non fa più parte di nessuno show televisivo, dove per un bel po' di tempo ha fatto, diciamo, ha avuto un ruolo talmente marginale che era quasi inesistente, potrebbe essergli servito per
soprattutto un pubblico nuovo, ma anche per quel pubblico dell'AEW che in questo momento è un po' alla ricerca di un distacco da Stanford. E quindi credo che sia stata una buona scelta. Al di là di tutto, io avrei preferito Raven. Questo qui è un mio aspetto, perché come diceva giustamente Fabrizio, c'è anche il discorso che un nuovo lottatore in ring potrebbe in qualche modo cancellare o comunque togliere diciamo dall'attenzione principale il vero nucleo dei Dark Order, che poi sono Stu Grayson e il buon Evil Uno. Tu cosa ne pensi, Mattia? Anche tu pensi che possa essere un problema metterci un altro che lotta bene? Direi di no, soprattutto in ottica trios, se davvero si andrà lì. Adesso chiaramente penso che i piani verranno rivisti almeno a livello temporale, vista la situazione, ma se come gli indizi portano andiamo verso i trios, penso che no, anzi sia un'aggiunta ottima. E oltretutto porta, come ho detto prima, qualità in ring, in una divisione dove diciamo siamo abituati a big men semi immobili. Ben venga questi big men abbastanza agili che la AEW sta utilizzando, come Wardlow, come Brody Lee, come Jeff Cobb, anche se al momento non ha firmato. Diciamo una nuova generazione di big men che secondo me è molto più interessante da vedere. A questo punto però mi viene da pensare una cosa. È molto interessante il fatto che abbiano aggiunto nelle ultime settimane un bel po' di personaggi grossi, ma sono tutti un po' anomali rispetto a come ci immaginiamo il grosso. Se prendiamo per esempio anche l'arrivo di Lance Archer, è un altro di quelli che ha un fisico imponente, ma non è quella montagna di muscoli insensata. Credo che forse l'arrivo di Brody Lee possa dare inizialmente spolvero ai trios, ma poi in ottica futura, quando decideranno effettivamente di sfruttare un po' di più il big man in quanto tale, magari avere un Lance Archer a disposizione, avere lui a disposizione, Wardlow che sappiamo fare molto bene, c'è ancora una possibilità. Io sapete che i rumors non mi piace molto citarli, ma c'è ancora una possibilità abbastanza concreta che arrivi Brian Cage. Ragazzi, potrebbe essere la rivoluzione dei grossi, iniziata con questa storia dell'Exalted One. Cioè, pensate dove potrebbe portare teoricamente questa cosa che sembrava poter essere una puttanata, poteva essere lo scivolone più grande iniziale della AEW, invece potrebbe in realtà trovare un po' di spolvero. Voi cosa ne pensate, Mattia? Cosa ne pensi? Sì, sono abbastanza d'accordo. Diciamo che è chiaro che sta cercando di proporre di paradigmi diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati, ma in generale nelle major. E quindi sì, assolutamente d'accordo. Big men agili, big men belli da vedere sul ring, cioè finalmente anche appunto i match fra heavyweight, come si diceva una volta, potrebbero essere anche interessanti dal punto di vista proprio puramente visuale. Questo sì, tra l'altro Fabrizio, noi che non amiamo tantissimo questa tipologia di lottatori, cioè quelli più grossi sostanzialmente li abbiamo sempre visti trattati in un determinato modo, c'è speranza anche per noi, non trovi? Sembrerebbe di sì, anche perché appunto quelli che avete elencato sono tutti sull'agile, diciamo, andante, quindi un altro modo di concepire i big men. Tra l'altro ci scordiamo che c'è anche Jeff Hager di mezzo, che anche lui comunque è agile per essere grosso, non... L'unica cosa si fa per dire è che gli ultimi due, ovvero Archer e Brody Lee, escluso un periodo iniziale, io li vedo più molto come chioccia, perché comunque hanno esperienza, quindi serviranno a far vincere degli incontri ad altri, ovviamente un pochettino più a lungo termine, però comunque Brody Lee più a lungo termine di Archer, perché Archer magari con Cody, se è vero che parte la faida, è facile che stavolta Cody vado a presumere che ce la faccia a vincere una faida, poi magari ci smentiranno anche stavolta. Quindi, no, ma io non voglio, ormai Cody deve essere quello che perde i pay per view, cioè ormai è la sua strada quella lì. Cody è Sting. Sì, a sto punto, esatto, perché a sto posto no, a sto punto basta, va
continuo a perdere tutti i resoconti finali, se no li perdo tutti. Sì, diciamo che a un certo punto quando arriva il conto mi sa che lo paga sempre lui alla fine per tutta l'elite, quello che alla fine ti tira fuori la carta di credito. Lui ha fatto il discorso che aveva paura, mi sono fatto la federazione, ma non ha messo in preventivo che sta perdendo tutto alla fine, e non solo non vince i titoli ma perde anche gli incontri. E non, però è la speranza, ma quello l'abbiamo sempre detto, che ci possa essere eventualmente un Brian Cage, che lui è ancora più anomalo degli altri, perché è grosso, però è bassetto, ha uno stile di lotta completamente diverso, e l'abbiamo sempre detto, lui è uno che dovrebbe essere lanciato per gli incontri principali, per il titolo, quindi sarebbe un altro livello. Mentre questi che ci sono adesso, forse magari Hager, sono più da riempitivo, però da buonissimo riempitivo. Decisamente sì. Tra l'altro facciamo un piccolo volo pindarico, ci prendiamo questi 30 secondi in più. Se davvero la voce di un titolo a lunghissimo termine per Moxley fosse rispettata, ci sarebbero anche tantissimi ottimi lottatori a questo punto, sia grossi che invece più della corporatura del fisico di Moxley, per creargli le faide perfette perché questa cosa possa funzionare. Cioè, vinco sì, ma faccio fatica seriamente. Cioè, anche il fatto di avergli fatto distruggere mezzo roster a Moxley, la nostra preoccupazione è sempre stata sì, ma poi una volta che ha il titolo, come fa? Contro chi va? Aver portato dentro un po' di questi qua potrebbe riequilibrare il tutto. È un volo molto lungo, molto pindarico, però Mattia, tu cosa ne pensi? Bah, allora, che il regno sia lungo direi che ormai è più un dato di fatto che non una presunzione, non fosse appunto per il fatto che Double or Nothing probabilmente non si terrà, questo è da dire. E poi da lì chiaramente vedremo come va. Sicuramente il regno di Moxley penso sia comunque stato previsto a medio lungo termine fin dall'inizio, quindi sono abbastanza d'accordo sul fatto che questi nuovi arrivi potrebbero essere molto interessanti in ottica di difese titolate interessanti, scusate la ripetizione, per Moxley. E Fabrizio, tu a questo punto avevi le mie stesse perplessità riguardo Moxley, però a questo punto anche tu penso che abbia da rivedere un po' il parco possibili avversari, quindi magari anche tu ti ritrovi come mi sto ritrovando io, con rinnovata vitalità intorno a Moxley e i suoi avversari. Sì, uno quello, ma poi era proprio un discorso di sapere gestire un campione dopo Jericho, che con quello che ha fatto Jericho, non sul ring, era molto difficile. Con Moxley, l'abbiamo detto, si dovevano muovere diversamente, al momento lo stanno facendo, vabbè, infortunio, si fa per dire, a parte che gli hanno creato, però adesso sì, prima avevamo magari solo Omega, Pac, eventualmente una rivincita con Jericho, Cody sappiamo che non può andare, adesso ci si può mettere Archer e sappiamo che se vincesse ad esempio la faida con Cody e sappiamo, o qualche incontro, sappiamo benissimo che può riprendere una faida con Moxley e in All Elite non si fanno problemi a dire che si sono già affrontati, non si pongono problema. Quindi cioè, potenzialmente 4-5 avversari ce li avrebbe già, e 4-5 avversari in All Elite sono praticamente un anno e mezzo di storyline e di regno titolato, che se è fatto bene ti dimentichi che uno è campione da un anno e mezzo. In effetti questa è la grande sfida se uno vuole fare un titolo a lungo termine, cioè trovare il modo di rinverdire sempre il tutto. Tra l'altro, e poi qua chiudo e ci mettiamo a parlare del main event, tra l'altro Moxley si è già preso a male parole con Jack Hager e potrebbe essere Jack Hager il prossimo sfidante Double or Nothing, che ovviamente Mattia ha lanciato la bomba, noi siamo rimasti un po' più cauti nel parlare di cosa verrà cancellato e cosa no, però è una possibilità che venga cancellato Double or Nothing, e così come una possibilità che ci sia qualche settimana senza wrestling in generale. Noi stiamo tenendo duro, nel senso che come sono fatto io per esempio, sono più per le notizie ufficiali che per le possibilità, anche quando le possibilità sono molto concrete aspetto sempre le notizie ufficiali, quindi abbiamo aspettato a parlarne, però è chiaro che la contingenza può creare delle difficoltà a tutti, compresa la All Elite. Non è che se la All Elite adesso ha fatto uno show fatto bene nonostante questo problema del coronavirus, ora l'All Elite è immune da tutto e farà sempre tutto e continuerà a fare
questo contenitore meraviglioso. C'è da dire che le possibilità che chiudano tutto ci sono, per un periodo ovviamente, ma ci sono, e bisogna valutare, diciamo, di giorno in giorno. Noi continueremo a valutare di giorno in giorno. Ma parlando di main event e di Moxley, Mattia, noi prima abbiamo detto che uno dei depistaggi importanti per il main event è stato proprio quello di Moxley, nel senso che sia il suo promo che il fatto che ci abbiano comunque iniziato a dire da subito che Nick Jackson probabilmente non ci sarebbe stato per Blood and Guts ci ha fatto capire che Moxley poteva prendere il suo posto. Il promo, quando poi è andato via in macchina dicendo non mi fanno lottare ma io per Blood and Guts, caro Jericho, ci sarò e ti farò un mazzo così, ci aveva fatto un pochino attendere l'arrivo di John Moxley dopo un main event, lasciatemelo dire, molto più bello di quello che mi ero aspettato. Cosa ne pensi tu, Mattia? Ti aspettavi anche tu a un certo punto in qualche modo un Moxley salvatore dell'Elite? Sì, devo essere sincero, sì, mi aspettavo. In realtà mi ero purtroppo spoilerato che sarebbe arrivato Hardy, quindi la magia è un po' stata tolta. Però, a netto di spoiler, sì, la logica poteva prevedere il fatto che Moxley arrivasse e aiutasse l'Elite comunque a vincere, anche se generalmente il vantaggio nei Wargames, al di là adesso del nome che gli ha dato l'IW, quello sono, c'era il Team Hill storicamente, per poi prenderle sempre quasi sempre al match in sé. Quindi in realtà sì, comunque mi aspettavo addirittura che venisse poi aggiunto come quinto, una volta che la grafica era uscita con l'assenza, diciamo, di Nick Jackson. Invece ci hanno piacevolmente sorpreso, direi. Assolutamente sì. Tra l'altro con Fabrizio stavamo valutando a inizio puntata che in realtà i dissapori tra Hangman Page e Matt Jackson ci fanno comunque pensare che qualora avessero avuto il vantaggio i face, non era probabilmente un vero vantaggio, perché se io ho anche superiorità numerica ma il mio team non va d'accordo, è chiaro che ho un problema comunque. Quindi potevano giocarsi anche un vantaggio per i face, ma che poi a conti fatti non sarebbe stato un vero vantaggio, perché se poi Page e Matt Jackson non andavano d'accordo era un po' un casino, no? Tu in quest'ottica non l'avevi pensata? No, perché vabbè, comunque prevedo che nel match ci sarà un turn. A questo punto non so se dell'Elite intesa come Omega e Bucks, comunque Omega e Matt, su Hangman, o di Hangman su tutti. Comunque qualcosa succederà, mi sembra abbastanza chiaro, per far vincere poi a quel punto molto sorprendentemente l'Inner Circle, che sarebbe uno dei pochi team heel a vincere un Wargame. Però no, effettivamente non avevo considerato questa ipotesi. Fabrizio, cosa gli diciamo a questo punto, che sono diverse settimane ormai che noi ci stiamo convincendo che o non torna nessuno, o se deve tornare qualcuno lo faranno i Bucks ai danni di Omega e Page. Come gliela giustifichiamo ora che per lui, per Mattia, è quasi certo un turn invece di Page? No, beh, queste sono pareri. Sono della convinzione che non turnerà assolutamente nessuno. Appunto, al limite proprio i Bucks. Ci si è messo ora di mezzo il discorso di Nick Jackson, che gli deve nascere il figlio, quindi si è un pochettino tolto, e quindi da Blood and Guts non credo che esca proprio niente. Tra l'altro nell'incontro hanno perso quando si sono messi a fare coppia per davvero Matt Jackson e Page, quando avevano deciso di mettersi veramente insieme. Poi vabbè, Hager ha bloccato Page e invenato lo schienamento. A me non succederà assolutamente niente, nel senso, scazzo, screzzi, quelli sì, però finirà lì e poi alla lunga non succederà assolutamente niente. E per ritornare al discorso di Jericho, stavo per dire di Moxley, e sì, vabbè, noi l'abbiamo detto a inizio puntata, Moxley sembrava abbastanza certo come quinto, però comunque ricordiamoci a fine puntata che dobbiamo dire le cose migliori accadute durante la puntata, e non sono stati molti arrivi. Assolutamente, assolutamente sì. Comunque Mattia, noi abbiamo, diciamo, questa convinzione data anche da un fattore, che è quello che un po' annunciavi anche tu prima, cioè stiamo vivendo con l'AEW, di settimana in settimana è sempre più evidente un distacco quasi diretto da tutto ciò che sono le dinamiche che la WWE ci ha insegnato in questi anni.
E quindi tutte queste dinamiche stanno portando a farci credere che non è proprio certo un turn in questa faida, in questa situazione. Potrebbe essere gestita in modo diverso. Ed è chiaro che la nostra abitudine a vedere un certo tipo di prodotto che si muove in un certo modo ci porta inevitabilmente a leggere gli indizi in una certa maniera. Ma proprio questa puntata ci ha insegnato anche che gli indizi molte volte sono delle perculate assurde. Tu non hai un po' questa sensazione? Cioè, anche riguardando un attimo la puntata, vedendo un po' come hanno gestito le due cose principali, cioè l'arrivo di Hardy e l'arrivo di Brody Lee, il togliere Moxley dall'idea che invece ci eravamo fatti tutti che sarebbe stato il quinto elemento di Blood and Guts, cioè, non trovi che forse scricchiola un po' l'idea che possa andare nella direzione più ovvia? Sì, assolutamente sì, ci stanno abbastanza insegnando che nulla è scontato, nulla è, diciamo, scritto nella pietra, e quindi sì, sicuramente i paradigmi a cui siamo abituati ci portano spesso probabilmente fuori strada, ma forse anche questo è il bello, no? Sapere che ci sono dei regole non scritte che poi in realtà possono essere non rispettate, quindi far finta di seguire quelle regole e poi uscirne in realtà con classe, come stanno sempre, come stanno facendo, diciamo, spesso. Quindi direi di sì. Spero continui questa sensazione sempre chiaramente di novità, di freschezza, che non diventi poi la regola l'andare contro le regole. E, diciamo, non so se mi sono spiegato. No, ti sei spiegato molto bene ed è sostanzialmente la cosa che temiamo di più io e Fabrizio, cioè il fatto che anche parlandone fuori onda, sostanzialmente noi spessissime volte diciamo che il bello della All Elite finora è stato che non ha cercato per forza di andare contro tendenza, ma c'è sempre riuscita in modo elegante. E la paura è quella che a un certo punto però le cose cominciano a scricchiolare, perché poi inizialmente hai un piano e si riesce a portarlo avanti molto bene, ma poi, insomma, l'abbiamo visto in tutte le federazioni, le idee a un certo punto tendono a chiudersi, a crollare. Quindi il lavoro non è tanto fare ora questa fase, dove la AEW ha molta gioventù davanti, nel senso che comunque per 2 o 3 anni la AEW sarà una federazione giovane. Non sembra però così giovane ormai, cioè, Fabrizio, diciamola tutta, noi in questa settimana abbiamo visto che siamo davanti a una federazione molto più matura rispetto ai suoi 6 mesi di programmazione televisiva. Sì, è quello che sorprende, perché per carità è vero che ci lavora gente che comunque ha lavorato tanto nel wrestling, sia tra lottatori che tra quelli che sono dietro le quinte, quindi che siano gli allenatori, che siano i booker, qualsiasi cosa, è vero, e quindi non... Però, cioè, cazzo, una federazione che in televisione va da 6 mesi, sapevamo, perché l'avevano detto, che hanno già delle storyline scritte da un bel po' e quindi stanno cercando di portarle avanti senza problemi. Però abbiamo visto che c'è sia un discorso di, come diceva Mattia, di regole non scritte che non portano avanti, ma allo stesso tempo anche di costanza. Perché esempio, tanto per fare un esempio scemo, Hager contro Dustin Rhodes, cioè, non t'hanno fatto vedere che poi vinceva Dustin Rhodes a sorpresa, cioè, doveva vincere Hager, punto. Ha faticato un po' di più, ma perché l'incontro è stato in pay-per-view. Se fosse stata Dynamite, sia io che te, e convenivamo nel fatto che forse doveva essere uno squash match per presentare Hager. L'hai messo in pay-per-view dopo tanti mesi, è stato giusto invece dargli il minutaggio che gli hanno dato. Però non sono andati a fare la sorpresa, vince Dustin Rhodes, ha vinto quello che doveva vincere agli occhi di tutti. Quindi certo, evitare e un po' no, e appunto al momento ci stanno riuscendo, speriamo che ci riescano, perché ripeto, sono 6 mesi di programmazione televisiva, mettiamola così, e ci si ritrova con più pochissimi errori di regia, le storyline continuano a essere lineari, che poi ripetiamo sempre, non stanno inventando niente, stanno facendo le cose basilari e lineari, che è una cosa che mancava tantissimo. E che godiamoci, che ne so, questo periodo e in teoria l'anno e mezzo che hanno detto già di storyline di avere. Sì, io credo che in realtà quest'anno e mezzo sia un'esagerazione in negativo, nel senso che inizialmente era un anno e mezzo, ma se riescono a mantenere così forte
tutto l'appeal che hanno anche con i loro lottatori, come si sta vedendo, cioè chiunque viene chiamato alle armi è pronto a portare il proprio contributo. Probabilmente quest'anno e mezzo era proprio la base su cui hanno iniziato a costruire. Ovviamente loro hanno pensato senza, come si può dire, senza imprevisti, no? Quest'anno e mezzo. Quindi ci sono anche delle cose che potrebbero essere poste più avanti, delle cose che potrebbero essere anticipate. Diciamo che avere delle storyline già programmate ti aiuta tantissimo anche a fare uno switch, no? Porto avanti prima questa, poi quell'altra, ma comunque mi rimane l'idea. E quindi è importante che una federazione si muova in questi termini, ed è strano che lo stia facendo la federazione più giovane di tutte, è l'unica che lo sta facendo seriamente, e ci aspettiamo, ci auguriamo insomma che questo possa essere un trend da portare avanti. Ovviamente gli innesti che sono stati fatti ne abbiamo parlato bene, manca l'ultimo innesto di cui parlare, questo drone che arriva nel centro del ring a zittire il buon Chris Jericho. Una delle poche cose che è stata fatta, dove ci ha portato? Allora Mattia, tu te lo sei un po' spoilerato, e ok, io non me l'aspettavo più, è arrivato metardi. È arrivato broken metardi soprattutto, cosa che non era scontata in AEW, dove si sta dando una visione più sportiva della cosa. Quindi quando è arrivato Vanguard One devo dire che comunque sono saltato dalla sedia, nonostante sapessi già cosa stava per succedere. Ottimo, spero che si vada proprio nella direzione che un po' serviva in TNA, diciamo libertà, ma la libertà creativa che stanno dando in AEW mi fa ben sperare, perché Broken Matardi può essere un personaggio davvero divertentissimo, interessante da vedere. Chiaramente non lo si manda per il titolo, non deve occupare il main event, per carità, ma sarà, se lo usano bene, sarà un personaggio davvero divertente e interessante. Tra l'altro Fabrizio, le dichiarazioni di Matt Hardy volgevano tutte in una direzione abbastanza semplice: modificherò in parte il mio personaggio. Ma come dicevamo sempre durante la preparazione di questa puntata, il fatto che io possa modificare il mio personaggio è un po' una sorta di garanzia. Siamo pronti a vedere un Matt Hardy 3.0? Lui sì, ha annunciato che un po' di modifiche, non molte, le farà al personaggio. Al momento l'unica modifica che abbiamo visto è il capello rosso, quindi scoprire se ne metterà altre. Però sicuramente, cioè, Matt Hardy negli ultimi anni è stato il wrestler che con una cosa trash da fare schifo si è reinventato ed è rinato. Quindi, tenendo conto della libertà che danno in All Elite e della pazzia che ha lui come inventiva, la sua terza versione rischia di uscire fuori bene. Ecco, faccio fatica a pensare che vedremo l'incontro nella villa di Matt Hardy. Questo perché, appunto, la nuova versione dovrebbe portare anche a questo. Oddio, con l'emergenza in corso non mi sorprenderebbe. Sì, diciamo che le contingenze potrebbero aiutare. È il luogo più sicuro degli Stati Uniti, penso, in questo momento. Quella... Esatto. Però c'è, cioè, da considerare che, perché vabbè, quella che era stata fatta con Bray Wyatt era una cagata, ma oh, la puntata che hanno fatto in TNA nella loro villa, cioè, è stata la cosa talmente trash che era meravigliosa. Ha fatto il giro, sì. Parla mystery. Molto difficile. Beh, direi che la capacità che ha Matt Hardy di interpretare questo personaggio che si è creato, costruito e nutrito per tanto tempo ci fa ben sperare. Diciamo che, mi riferisco a quello che diceva Mattia, il fatto che sia arrivato in All Elite in un posto dove nessuno si aspetta che lui prenda il main event gli dà forse davvero quella ventata interessante, e credo anche che questo ultimo periodo che comunque ha passato nella ricostruzione, brevissimo periodo, no? Da quando, diciamo dal primo di marzo a oggi, i video che ha fatto con i Bucks e l'ingresso con questo cappello rosso nuovo, il fatto che sia stato comunque interrato dai Bucks su sua richiesta, è stato seppellito per rinascere nuovamente, direi che Matt Hardy rischia di diventare un catalizzatore per quelle faide che serviranno a creare i main eventer, che poi è quello che gli era stato chiesto anche in WWE alla fine. Scusa se ti interrompo, a me è venuto in mente, appena l'ho visto, non so per quale motivo, che ci sarà una faida lui Jericho.
non so perché mi è venuto in mente che ci sarà subito lui contro Jericho. Potrebbe essere il motivo per cui Jericho in storyline esce di scena per la tournée, sempre che la tournée si faccia a questo punto. È sì, tutto un forse, chiaramente. Però potrebbe essere quello il viatico narrativo. Si riescono a tenere fuori senza problemi, quindi si tolgono dai titoli, si tolgono da tutto, però tanto si mettono contro tra di loro. Tra l'altro abbiamo visto che il discorso della tournée era già stato sfiorato proprio due settimane fa, quella famosa lotta che c'è stata con Moxley, che non doveva uscirne sui suoi piedi. In effetti, in qualche modo, Jericho dovrà affrontare due problemi: quello del wrestling se va avanti, quello della sua tournée se va avanti. Si potrebbe trovare anche in un momento di faida online molto interessante tra Jericho, che sappiamo come ha trattato le faide online anche con la New Japan. La faida con Naito l'ha fatta tutta a video spediti alla New Japan, mentre lui era da tutt'altra parte del mondo. Matt Hardy ha i mezzi, la voglia e il canale per fare la sua parte. Rischiamo veramente adesso la All Elite di doverla un po' seguire sui social, quella cosa che qualcuno non è disposto a fare andrà fatta, perché potrebbe essere davvero il punto dove si mantiene vivo il fuoco della federazione. E quindi l'invito che facciamo ancora una volta è questo. Però Mattia, io volevo coinvolgerti anche su un altro aspetto fondamentale, perché io e Fabrizio siamo d'accordo su qual è stato il momento più alto in assoluto della puntata. Dato che ci sono stati due ingressi importanti, dato che abbiamo visto un buon incontro femminile e un promo iniziale stupendo, il momento più alto della puntata a mani basse è Sammy Guevara che canta la musica di ingresso di Chris Jericho, non trovi? Sì, guarda, è appena poco sopra il promo iniziale. No, comunque sì. Guevara, ragazzi, Guevara ha scritto soldi e main event in testa ovunque. È molto bravo. È bravo, punto. Non ce n'è, e essere, diciamo, dietro a Jericho, da cui può solo imparare, davvero. Sarà fra 2-3 anni, ma anche meno, potrebbe essere un main eventer coi contro fiocchi. Tralasciando che è una delle cose più belle che ho visto per davvero come intrattenimento, però mi ha fatto pensare, più che altro per la reazione di Jericho, che si vedeva chiaramente che si stava per scoppiare a ridere e ogni tanto brava, mi ha fatto pensare che sia stata improvvisata. Secondo me, cioè, ho il dubbio che sia stato anche improvvisato. Sì, abbastanza, cioè me la sento abbastanza dentro. Probabilmente lui si è rubato un microfono e ha cominciato a cantare, a fare la parte del pubblico, ed è stato molto divertente. Però io, Fabrizio, vorrei correggere Mattia su un punto. Non è stato il momento più alto poco sopra al promo iniziale, perché c'è stato un altro momento che è stato superiore al promo iniziale. Secondo te chi ha vinto più soldi tra MJF e Sean Spears? Cioè, Sean Spears anche qua è uno che tendenza, cioè, una volta leggevo, tanti si lamentavano, ma Sean Spears ha lo stesso, l'utilizzo di Sean Spears è perché lui non è che se ne batte le palle, fa quello che fa perché lui c'ha una scuola di wrestling, cioè se ne sta di sparte, gli va benissimo quello che sta facendo. Ma io non mi sarei aspettato, cioè, Sean Spears così intrattenitore come la puntata di stasera. Sembrava il classico veramente scommettitore, cioè gli mancava veramente niente. E qua, mi faceva stendere più che altro quando ha scommesso anche sulla vittoria di Jungle Boy. Lui dalla parte degli heel, però aveva scommesso per Jungle Boy e si litigava con MJF per far vedere che doveva vincere Jungle Boy. Sì, Mattia, praticamente sei stato sbugiardato. Era evidente che tu non avessi visto con gli occhi giusti una parte di puntata fondamentale, no? Assolutamente, diciamo che è stato un inizio molto molto interessante, soprattutto ottima, apprezzo la scelta di aver messo i lottatori intorno al ring per fare un po' di colore, un po' di rumore, invece di lasciare quel silenzio che negli show degli altri, gli show, diciamo, della WWE, che ho avuto modo di vedere in tanti segmenti, hanno lasciato veramente una sensazione molto straniante, ha reso molto difficile la visione. Dovremmo aprire, se no, mille parentesi e mille discorsi, però più che quello che è successo stanotte a Dynamite, a me è stupito come la WWE, cioè, cazzo, con l'esperienza che hanno, abbiano gestito il non pubblico.
cioè questa è proprio la cosa, non me ne capacito proprio. Infatti più che quello che è successo, quello che non è successo che mi ha spaventato molto, cioè l'idea che non ci fosse un'idea mi ha ucciso. Noi Mattia prima dicevamo che appunto l'incontro paventato, parking lot, è un incontro che comunque di base è senza pubblico, l'incontro lumberjack match è un incontro che di base ha un pubblico già con gli lottatori che stanno intorno al ring, cioè in una puntata si sono già inventati quelli della All Elite come sistemare quella puntata ma anche la prossima, e se volessero portare avanti il discorso di MJF al Liberatore insieme a Shawn Spears, che in realtà gli frega un sacco di soldi, cioè volendola portano avanti anche quella. Tendenzialmente hanno gestito da veri professionisti e da persone che hanno in testa che può succedere qualcosa che non va. Oltre a un fatto fondamentale che dicevamo prima, e voglio chiedere il tuo parere a riguardo, il rispetto che hanno avuto per noi da casa. Non hanno buttato da culo tutto, non hanno cercato di fare la cosa più semplice possibile che gli recasse meno danno, hanno portato avanti una storyline, si sono tolti dei pop incredibili che avrebbero preso con l'arrivo dell'Exalted One e con l'arrivo di Matt Hardy. Loro sono andati avanti come... Io facevo l'esempio della squadra di calcio che non si ferma al 3-0 ma rispetta l'avversario e vince 8-1. Più che altro è stato palese che Tony Khan avesse un piano di contingenza, perché è stato organizzato tutto, se non sbaglio, nel giro di 3 giorni, da quando hanno, diciamo, da quando Trump ha annunciato le misure a quando AEW ha comunicato i cambiamenti, diciamo. E c'è stata l'idea e la sensazione palese che ci fosse un piano di emergenza pronto, che avessero già preso contatti con la municipalità di Jacksonville e che, diciamo, tutto fosse pronto per questa puntata emergenziale o comunque per le prossime puntate emergenziali. Parking lot, secondo me, potrebbe essere anche già stato registrato, se sono furbi, in modo da portarsi avanti in caso di future emergenze. Cioè non mi sorprenderebbe sapere che hanno già registrato qualcosa, anche secondo me, anche perché tanto le faranno sempre da Jacksonville, quindi è facile che l'abbiano già registrato. Ma credo che sia anche legittimo, cioè se io fossi proprietario di un'azienda che deve rendere conto a tifosi, alla zona dove abita, a un governo, cioè se noi pensiamo che Impact è l'unico show con il pubblico perché è preregistrato, cioè non è che l'hanno tolto perché gli altri non hanno il pubblico e quindi non facciamo vedere nemmeno Impact che ha il pubblico, si dice è registrato e si fa. Nel loro caso possono sfruttare tutto, cioè il fatto che non ci sia pubblico, trovare degli espedienti, ma anche preregistrarci, cioè, va bene. Il fatto di non avere, questo l'hanno detto loro e dobbiamo credergli, di aver avuto praticamente le persone ridotte all'osso di quelle che sono lì, compresi i registi, i cameraman, quindi non c'erano i cosiddetti insider, loro possono aver fatto già beatamente anche il Blood and Guts e noi non lo sappiamo. Se riescono a tenere quelli che erano lì la voce, loro molto probabilmente poi cercano di aver registrato anche 2 o 3 puntate e noi non lo sappiamo. Verissimo. Tra l'altro c'è un punto fondamentale, col fatto che non c'era pubblico noi non sappiamo la card di Dark, non sappiamo se ci sarà o meno Dark, perché non è uscito niente e loro non lo fanno uscire se hanno lottato oppure no, e quindi potrebbero aver tranquillamente fatto Blood and Guts, potrebbero aver fatto di tutto, cioè per quanto le sappiamo noi, adesso vabbè è troppo lontano, però potrebbero aver registrato Double or Nothing, cioè non possiamo saperlo. Ma come la WWE potrebbe aver già fatto WrestleMania, cioè non ce ne frega niente poi a un certo punto. Io preferisco che le cose vengano fatte bene a favore del pubblico, a favore del fatto che viviamo una situazione di merda, intratteniamoci se possiamo, se abbiamo 2 ore di wrestling ce le godiamo e va bene così. Cioè non c'è niente di male se mi fai rivedere al posto della partita di NBA una partita di NBA bellissima di 3 anni fa, me la guardo volentieri se amo lo sport, se voglio portarvi un po' di tempo. Il wrestling ha l'occasione di poter essere presente nonostante l'assenza di tutto il resto. Io non ci vedo davvero niente di male, se avessero anche già registrato tutto va benissimo così, basta che lo dicano, a un certo punto dicono non è live ma c'è la puntata, allora a quel punto non mi sento preso in giro da nessun punto di vista. Assolutamente, assolutamente sì, ma penso che sia, come avete detto voi, è sorprendente che aveva pensato l'AEW
che ha esperienza nel business, diciamo, relativamente breve, nonostante la famiglia Khan sia, diciamo, ben avviata in vari business, e non ci abbiamo pensato altre realtà più longeve. Sono rimasto fondamentalmente sorpreso anch'io, adesso facendo il confronto fra le puntate, e speriamo, sì, più che altro per la sicurezza. Sì, è proprio quello che ha colpito, a me non ha stupito che Dynamite sia stata una puntata come tutte le altre settimane, a me ha stupito il non fare dall'altra parte, è quello che proprio ci sono rimasto per quello, a prescindere che poi possano essere state puntata brutta, storyline brutta, e quello non vuol dire, ma proprio non aver fatto niente mi ha stupito. Mette un po' d'ansia, perché comunque poi ricalca quella che è l'idea delle federazioni, cioè chi ha davvero un certo senso di futuro e chi invece ha un certo senso di imprevedibilità. E purtroppo è un business dove se sei da solo e sei imprevedibile, la cosa che va male la cancelli e chi se ne frega, non hai nessuno che ti fa da contropartita. Se dall'altra parte c'è una contropartita dove vedi storyline solide, costruite bene, richiamate, beh, a questo punto c'è da farsi davvero un esame di coscienza, cosa che non faranno a Stanford, ma ci sarebbe da fare, e ci sarebbe un attimino da mettere in chiaro che così non è il trend giusto, perché dall'altra parte ti puoi specchiare contro qualcosa che è immensamente più bello. Cioè qui lo specchio delle mie brame ha tolto completamente le certezze alla regina, esiste qualcuno di più bello in questo momento. Comunque, tra le trasciate geniali che sono state fatte stanotte, vabbè, c'è stato il video di Archer che ha ricordato tantissimo Lucha Underground, cioè a me mi ha dato proprio quell'impressione, e visto che le cose trash fatte così sono belle, ho adorato quel segmento di Archer. Tra l'altro con Hornswoggle, non so se l'avete notato, ma c'era anche lui. Vero, vero. Il caro vecchio Hornswoggle, che ormai ha una barba degna di Babbo Natale, quindi comunque i segmenti fatti da Lucha Underground funzionano, quindi va benissimo. Funzionano sempre, sono delle trashate, ma funzionano sempre, non so perché. Che tra l'altro l'ingresso di Wardlow, se ve lo ricordate, cioè era stato fatto proprio con un promo orribile in una specie di parking lot a sua volta, con lui e una ragazza, cioè era stata anche lì una trashata, però io mi diverto a vedere queste cose, quindi va bene. Ci stiamo chiedendo che fine abbia fatto quella ragazza, tra l'altro. Ma io no, però non ci avevo più pensato, ma a questo punto Fabrizio te la cercherò, in qualche modo te la troverò e la farò iscrivere al nostro canale Telegram, gruppo Telegram, così potremo discutere, ma che fine hai fatto? Glielo chiederemo direttamente. A proposito di ragazze, prima di chiudere, menzione d'onore alla grafica di Brandi Rhodes a inizio puntata. Non so se l'avete notato. È vero. Vero. Sì. Abbiamo notato quella che diceva non avrebbe mai più fatto la ring announcer. È molto interessante. E tra l'altro era molto bella anche quella di Paige, che adesso non mi sta venendo in mente cosa diceva, però era interessante anche quella di Paige. Stanno mettendo anche quei messaggini lì nell'ingresso dei lottatori che, insomma, strizzano l'occhio. Lo dobbiamo fare, o meglio, lo dobbiamo far fare, perché facciamo finta di essere importanti. Dobbiamo prenderci dalla prima volta che è stata messa una grafica di Page fino all'ultima. Io non mi stupirei se avesse un senso tutto quello che hanno messo. Può darsi. Niente, siamo in chiusura. Vi ricordiamo che attraverso la nostra pagina Facebook trovate il link per iscrivervi al nostro gruppo Telegram. È un gruppo nutrito, siamo circa una cinquantina di persone al momento. Siamo belli, simpatici, carini e coccolosi. E abbiamo i biscotti. Ci intratteniamo. Abbiamo anche i biscotti, sì. Ci intratteniamo volentieri. C'è chi partecipa attivamente e chi invece legge, ascolta e insomma partecipa in un modo più indiretto, ma comunque ci fa sentire la sua presenza. Per cui se volete partecipare, per noi è sicuramente una cosa interessante, bella, un banco di prova anche per far crescere la community in un certo modo. L'unica regola è quella di non fare spoiler dall'uscita della puntata fino all'uscita di Elite Friday, ma dato che Elite Friday si sta per chiudere ora, potete entrare da questo momento, fare tutti i commenti che volete,
carta bianca, dalle 9 del mattino del venerdì carta bianca fino al mercoledì alle 2 di notte, quindi insomma di strada per fare spoiler ne avete tanta, quindi non venite da fare da noi, ma per chiacchierare e discutere ci divertiamo sicuramente tanto. Grazie Mattia per aver partecipato, eventualmente faremo anche altri contenuti in questi giorni un po' particolari, come hai visto ne stiamo facendo tanti anche su Instagram, stiamo facendo delle dirette, delle cose in più per cercare di far compagnia a tutti gli utenti amanti del wrestling, quindi facile che ti inviteremo a partecipare ad altri momenti. Di chi? Riesci a palesarti una sera su Instagram, una sera di queste? Penso di sì, la sera sono tendenzialmente libero, anche perché appunto... Allora aspetta, facciamo già così secco, ce la fai lunedì, tu sappia? Penso proprio di sì. Dai, poi ci spieghiamo, facciamo io e te lunedì allora. Ragazzi, ma questo è un reclutamento in diretta praticamente, va bene tutto, cioè ormai Elite Friday è diventata staccata. Io non sono come te, io le sto prendendo così le persone, cioè... Mi prende per il culo perché io ho sentito un utente. Io i miei occhi li recluto così, senza. Ok, io ho sentito un utente che, ma casualmente, cioè sembrava una persona che ne sapeva. Casualmente vado a pescare uno che va, viaggia per vedere la New Japan, conosce bene un sacco di federazioni indipendenti giapponesi. Cioè, ho beccato uno che, insomma. Ci farò una bella chiacchierata e sarà molto divertente sicuramente, e Fabrizio mi rinfaccia questa cosa perché io non lo sapevo che questo ragazzo era così preparato, bravo, e sono stato anche fortunato da un certo punto di vista. Fabrizio sta raccattando gente a caso invece, e nonostante gli vengano molto bene le dirette, stia facendo bene il suo lavoro, però insomma mi rinfaccia che l'unico che ho sentito io sostanzialmente è un professionista, e quindi niente, mi ha beccato così. Sarò una figura di merda, non indifferente, sarò io a fare esattamente la figura di merda, bravo, sarà bellissimo. Ma tra l'altro sarà già passata questa puntata quando uscirà Elite Friday, perché noi stiamo registrando di giovedì e questa diretta sarà proprio di giovedì. Niente, dai, grazie Mattia per aver partecipato, ci sentiamo presto quindi. Grazie a voi, mi permetto di, visto che so che ascolta ormai un centinaio di persone, più o meno di media, mi permetto di utilizzare questo spazio per ribadire quello che già sta venendo detto spesso. Statevene a casa, state tranquilli, c'è Netflix, ci sono i podcast, c'è l'AEW, c'è il wrestling, finché ci sarà, cioè ci sono gli archivi, state a casa, state sani e state accorti. Giustamente era da ribadire ed è da ribadire ogni istante. Fabrizio, grazie per aver partecipato, e a questo punto facciamo finta di niente, magari reclutiamo Mattia anche per il suo Call Mail Bag, di cui sicuramente tu sarai protagonista. Call Mail Bag sì, ci sono, e io invece do i miei appuntamenti, uno sicuramente domenica, un altro lunedì sera con Mattia, vedrete. Domenica non diciamo ancora con chi, Mattia invece spoiler, stasera alla fine ci sarai te o io, però siamo in anticipo rispetto a quando andrà la puntata. Infatti quindi questa parte probabilmente la taglio, anzi non la lascio, per vedere che siamo organizzati meno di Vince McMahon e famiglia. Niente dai, grazie davvero di cuore a tutti per aver partecipato, abbiamo un po' delirato alla fine, speriamo di avervi fatto quella compagnia sana che vi serve proprio per stare a casa, come vi abbiamo già annunciato prima. Cerchiamo di rispettare queste piccole regole, alla fine piace a tutti il divano, facciamocelo piacere ancora di più in questo periodo, divertiamoci anche con questi podcast e stiamo sereni, stiamo a casa e facciamo veramente fruttare la nostra passione. Grazie davvero di cuore da Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, ci si risente velocissimamente perché il tempo passerà velocissimo al prossimo appuntamento con AEW Italian Podcast.